Un venerdì di chiusura di campagna elettorale con Brando Benifei per le europee, ma c'è anche Fulvio Fedegara, candidato a sindaco. Innanzitutto il futuro dell'Europa in un momento molto difficile, come lo vede? Ma credo che l'Europa e Sanremo siano molto legati, anche le due sfide, insomma, le elezioni comunali e le elezioni europee, perché andare avanti con un'Europa che decide di insistere sull'idea degli investimenti comuni, l'impegno per l'ambiente, per il lavoro, una strada iniziata in questa legislatura ma che va molto rafforzata e consolidata, e avere amministrazioni che hanno voglia di lavorare con l'Europa per gli investimenti, per lo sviluppo territoriale, per il turismo, per le possibilità delle nostre filiere produttive, per aumentare le opportunità per i cittadini. Ecco, io spero che Fulvio possa essere il sindaco di Sanremo anche per avere un interlocutore, se sarò nuovamente eletto grazie al consenso dei cittadini, per lavorare insieme sulle opportunità che l'Europa può dare per i territori. Ce ne sono molte, entriamo nel vivo anche della programmazione dei fondi europei, dei fondi strutturali in questo nuovo anno, nel 2024, e quindi lavoriamo insieme per l'utilità dei cittadini, perché l'Europa va fatta sentire vicina, l'ho imparato in questi anni ed è anche il mio impegno per Sanremo per il futuro. Fulvio Fedegara, è veramente finita la campagna elettorale, almeno fino a lunedì, poi vedremo naturalmente i risultati. Con lei questa sera anche Brando Benifei. Lei la chiusura l'ha voluta fare sabato scorso. Intanto perché, e comunque anche adesso è una sorta di chiusura elettorale, di campagna elettorale per lei? Ah, sì, noi chiudiamo questa sera perché fino all'ultimo continuiamo a camminare per la città, a spiegare il nostro progetto, a stringere mani ai sanremesi e alle sanremesi. Siamo in pista fino all'ultimo secondo utile. La nostra festa l'abbiamo fatta sabato scorso, è stato un modo per rilanciare il nostro impegno, per ricaricare le batterie, per creare quell'entusiasmo che ci ha dato la spinta per chiudere alla grande l'ultima settimana. Abbiamo voluto anticipare per darci lo slancio finale e correre con il sorriso sulle labbra, come abbiamo fatto per tutta questa lunga campagna elettorale, per avere, insomma, lo sprint di fare tutto quello che è possibile, insomma, per parlare con la nostra città fino all'ultimo secondo. Tanta stanchezza, ma anche tanto entusiasmo. Lei fuori onda ha detto che ricomincerebbe da capo. Ma io ricomincerei perché è stata un'esperienza meravigliosa. Primo perché abbiamo costruito una comunità politica allargata, sorridente e colorata. E una comunità di persone, di uomini e donne, di ragazzi e ragazze, perché ci sono tanti giovani, che hanno messo e hanno anteposto gli interessi collettivi, la comunità, ad ogni interesse e sforzo personale. E che hanno fatto della solidarietà e del volontariato il mantra di questa campagna elettorale, che è stata fatta con risorse infinitamente più basse degli altri, ma che non ha sfigurato a confronto dei nostri avversari, degli altri candidati. Quindi l'entusiasmo ci ha tenuto in forza, io non mi sento minimamente stanco, sono pronto per fare l'ulteriore pezzo se servirà, se i cittadini ce lo concederanno, e noi abbiamo costruito per il futuro, non finisce qui. Lei è un po' più giovane di me, però io ricordo delle campagne elettorali molto più cattive a Sanremo. Qualche spunto di polemica c'è stato in questa campagna, ma tutto sommato è stata abbastanza corretta. Ma qui ognuno poi ragiona in base al proprio carattere, alla propria cultura. La mia personale, la nostra, è stata quella di lavorare sulle proposte. E qualche polemica c'è stata, ma l'hanno fatta gli altri. Noi siamo stati sempre concentrati sulle proposte per il futuro di questa città. Abbiamo evidenziato quello che non va bene nell'ottica costruttiva di migliorarlo. Quindi non abbiamo risparmiato critiche all'amministrazione uscente, non abbiamo risparmiato critiche a chi, a nostro avviso, a nostro giudizio, se l'è meritato. Ma ogni critica è sempre stata affiancata a una proposta e non abbiamo avuto bisogno di fare polemiche, almeno da parte nostra, perché siamo rivolti al futuro.